would you be if you had given to protection? Carissimi amici, oggi è martedì, come tutti, no, non è come tutti, come un martedì sì, un martedì no, ritorna il vostro Don Chisciotte. Stasera è con la piacevole compagnia del dottor Ugo Lombardi. Grazie, un caro saluto Alfredo. Che si è affiancato a tantissime volte a questa trasmissione, dando il suo contributo non solo medico. Stasera l'argomento è molto intrigante, perché cerchiamo tutti di vivere più a lungo e ci proviamo. Quindi, tratto da un bel articolo che ho letto alcuni giorni fa del Corriere della Sera, che si intitola 50 abitudini che ti possono aiutare a vivere più a lungo, secondo la scienza. Quindi non sono cose campate in aria, ma sono realtà sperimentate negli anni e analizzate dalla scienza. Spesso mi fa ridere quando in televisione qualche abitante della nostra bella Italia, bella finora, non sapremo mai come andrà a finire, compie 100 anni o li supera, viene subito intervistato dal giornalista di turno per chiedergli, pieno di ansia e di speranza, cosa ha fatto per poter campare così a lungo. E tutti dicono la sua, giustamente. Chi mangia una cosa, chi ne mangia un'altra, chi vive in zone molto pulite a livello ambientale, beh, questo è un grosso aiuto, indubbiamente, specialmente certo, nella tragedia che viviamo nelle grandi città per inquinamento, senza considerare comunque che ogni fisico è diverso dall'altro. È un po' come la cosa terrificante di quando la cognata o la suocera o la nuora ti consigliano delle panacee, delle medicine, senza prendere in considerazione che ogni fisico è diverso. Però ci sono delle modi di vivere che indubbiamente ci consentono, se non proprio di allungarci la vita, sarebbe molto piacevole, almeno vivere meglio. O perlomeno, come dice questo articolo, il 40% di tutti i tumori si possono prevenire seguendo corretti stili di vita. Quindi non starò a elencarvi tutti i 50 e più abitudini o suggerimenti che ci dà questo bell'articolo, ma ne prenderemo in considerazione qualcuno. E io li ho divisi, anche per non far confusione, in quattro, chiamiamole sezioni: quelli che riguardano l'alimentazione, quelli che riguardano il movimento, cioè l'essere in movimento, quelle cose assolutamente da evitare e, per finire, i modi di vivere, cioè anche come ci relazioniamo con noi stessi e con gli altri. Il nostro caro dottore ci deluciderà su questa cosa, perché specialmente nell'ambito dell'alimentazione, non solo, si parla comunque di problematiche spesso mediche. La prima cosa che ci dà forse piacere è il suggerimento di bere caffè, ma logicamente di non stare come tanta gente tutto il giorno con la tazzina in mano, ma bere caffè in maniera cosciente, senza esagerare.
Alcuni indicano infatti che una modesta assunzione di caffè può cambiare il diabete di tipo 2. E qua dentro io ci casco, avendo il diabete di tipo 2. Il rischio di demenza, oddio, finora non ce l'ho, speriamo, e le malattie cardiache. Questi risultati sono stati estrapolati dalle ultime ricerche pubblicate dall'Annals of International Medicine. Io l'inglese ho quell'inglese come Ciao Rosario, ecco. Siamo andati a scuola tutti e due dallo stesso professore. Hanno dimostrato che una tazza al giorno di caffè, io ne prendo una sola di verità, corrisponde a un calo di mortalità del 12% su tutte le cause, mentre con tre tazze il rischio scende del 18%. I benefici sono anche però per quelli che invece del caffè tradizionale prendono il caffè decaffeinato. Questa è una bella notizia per chi lavora, specie che è sempre attaccato alla macchinetta del caffè, o comunque per chi ama questo tipo di liquido e di corroborante. Tu cosa ne dici, Ugo? Beh, interessante. Intanto saluto te, saluto i nostri ascoltatori, saluto il nostro regista Ugo. Niente, ti rispondo in questo modo. Tu hai detto delle cose esattissime, ognuno ha il suo fisico. Magari sarebbe forse più corretto dire ognuno ha il suo corredo genetico. Certo, è giusto, hai ragione. Quindi il corredo genetico che stiamo tuttora scoprendo con le varie, diciamo, connessioni e con le varie articolazioni che ogni gene dà e i significati che hanno nella loro composizione, ci ha consentito fino ad ora di fare alcune previsioni, come per esempio quella del carcinoma ovarico, che assieme a quello prostatico e a quello polmonare, diciamo che si vede, diciamo, si può prevedere una diagnosi anche del 70% in rapporto alla presenza di alcune deformazioni genetiche. Allora, senza addentrarsi in un discorso che, diciamo, non sarebbe facilmente comprensibile, è anche vero che quando parliamo di diabete, per esempio, se è vero che la prima volta si è scoperto che togliendo il pancreas si toglieva l'insulina, e quindi si aveva un aumento della glicemia, non si è ancora scoperto in quale modo l'intestino possa partecipare, parliamo della parte iniziale dell'intestino, del tenue, nel determinare una malattia diabetica, perché anche correggendo alcune, o perlomeno rimuovendo alcune parti dell'intestino, si è visto che la glicemia scende. Quindi immagina, tuttora stiamo studiando la genetica e non abbiamo ancora compreso bene alcune non è una cosa semplice. Ecco, e quindi allora quando sento parlare di percentuali fatte sicuramente da illustri istituti scientifici e di ricerca, e quindi dobbiamo crederci, magari ne rischiamo di avere un altro istituto altrettanto illustre che con altre tante importanti percentuali possa affermare esattamente il contrario. Ecco, una domanda ti volevo fare, una domanda da fantascienza. Sì. Io credo molto nella fantascienza, l'ho già detto tante volte. Finché non diventa realtà. Hai parlato di le mappe genetiche, sì, e ognuno ha la sua, ma se in un futuro opinabile, già dal bambino appena nato si conosce la mappatura genetica, è possibile tramite l'alimentazione ed altre cose pronosticare una vita sana e duratura? Esatto. Perché allora, fantascienza pura. No, invece è molto pertinente questa domanda. Si è appena agli inizi degli studi sulla genetica. Alcune patologie hanno avuto, diciamo, facile percorrenza perché sono, diciamo, più facilmente individuabili in una buona percentuale dei casi. Parlavamo prima del 70% per il carcinoma ovarico, rimane un buon 30% che dovrebbe essere attribuito alla,
alla epigenetica o comunque ad una caratteristica, diciamo, ambientale. Così come non sappiamo tutta la parte del genoma e tutto quanto il resto, quello che è stato definito la parte periferica, in alcuni casi è stata definita addirittura il ciarpame del DNA, perché non si dava importanza ad una zona che non codifica. Mi dispiace, ma devo parlare in questo modo perché purtroppo... No, va bene. Allora, la parte dei cromosomi che non fanno proteine, non si sa ancora che significato abbia. Per alcuni non ha nessun significato, ma per altri potrebbe anche avere un significato nel, diciamo, comporre quel 30% che manca in alcune delle statistiche. Una buona parte, però, come dicevi giustamente tu, diciamo, fa parte dell'ambiente in cui si vive. Che significa? E ne parleremo. La seconda cosa che suggeriscono, e questo ormai lo sappiamo tutti, è mangiare noci e frutta secca. Se ne parla in tante trasmissioni televisive di alimentazione, perché sono un toccasana per la salute. Infatti molte ricerche, specialmente fatte dall'Università di Harvard, che sono state pubblicate nel 2013 e sono durate 30 anni, quindi non sono state ricerche mordi e fuggi, ecco, hanno rilevato che chi mangia noci ha un tasso di mortalità del 20% più basso rispetto a quelli che consumano. E infatti questi studi mostrano che le diete con frutta secca riducono, e questo ormai lo sappiamo tutti, i livelli di colesterolo cattivo. Infatti uno degli studi pubblicati ha evidenziato che chi consuma almeno 60 grammi di frutta secca alla settimana vede diminuire il 42% il rischio di ricaduta del tumore del colon, che anche quello è uno dei pericoli che sta avanzando molto. Infatti spesso le USL fanno questi controlli annuali sulla popolazione, e del 57% la probabilità di morire rispetto a chi non mangia frutta secca. A parte che mi piace, è molto buona la frutta secca, e veramente se ne parla molto nei media scientifici o comunque di informazione scientifica di questa cosa. Sì, Alfredo, se mi stai dando la parola io intervengo. Certo, no. Io ecco, ogni volta che parlo di un argomento intervieni pure. Bene, grazie. Io ritorno al DNA. Il DNA, quindi all'interno della cellula, è quello che sostiene il pilastro della vita, no? Certo, il DNA viene attaccato, e cosa attaccano il DNA? I radicali liberi, le sostanze tossiche, le radiazioni, no? Sono tutte, quando parliamo di sostanze di radiazioni ionizzanti, sono quelle radiazioni che scompaginano il nucleo, perché allontanano gli elettroni dalla zona in cui deve esserci, e quindi la cellula viene alterata. Quindi quello che distrugge il DNA, e quindi il nucleo di una cellula, ma anche il DNA microsomiale, eccetera, sono sostanze tossiche, i cosiddetti radicali liberi. Si è visto che per combattere questi radicali liberi si usano le cosiddette sostanze antiossidanti. E cioè, sempre attraverso un meccanismo chimico, gli antiossidanti sono quelli che diminuiscono l'attacco esercitato, e comunque diminuiscono la presenza di questi radicali liberi. Lasciamo perdere, non addentriamoci sugli spostamenti degli elettroni, queste cose qua. Allora, cosa succede? Che le sostanze antiossidanti, i cosiddetti polifenoli e tutti quelli che hanno queste caratteristiche, comprese quelle che sono nella frutta secca, hanno anche questa funzione. Esiste anche all'interno di questi alimenti una funzione, come tu dicevi, giustamente ipolipemizzante. Perché? Perché se abbiamo la presenza di una sostanza grassa nel sangue che rende meno fluida la circolazione, è come un traffico di autoveicoli. Se il traffico è intasato da molte autovetture, diciamo, lo scorrimento è lento, e tutto questo produce intasamento. Ma che significa intasamento? L'intasamento che significa? Significa che
Se è vero che quando stiamo fermi con le macchine si rischia di aumentare la respirazione e l'introduzione delle sostanze tossiche come la CO2 e tutta questa roba qui, e non solo quella, o anche l'ossido di carbonio, eccetera, alla stessa maniera il sangue. Se il sangue ha una difficoltata circolazione, per esempio perché ci sono delle placche o degli ostacoli determinati dal colesterolo, insorgono dei problemi. Okay. I problemi, se abbiamo, ecco, io diciamo, aggiungo anche questo, ci sono delle situazioni di, diciamo, di delle presenze di placche colesterolemiche che ostruiscono più del 40-45% il flusso sanguigno, per esempio quante volte facciamo i Doppler arteriosi dei tronchi sovraottici e in alcuni casi c'è una bella ostruzione, e più delle volte perché è determinata da un eccesso di colesterolo, che significa che quando abbiamo un eccesso di grasso nel sangue, ma anche il diabete, certo. Perché quando, non so se i nostri ascoltatori e noi abbiamo mai, diciamo, percepito un sangue diciamo di una persona non controllata, un diabete, diciamo, scompensato, è un sangue molto appiccicoso, è come se ci fosse la colla dentro. Okay. E allora quel sangue, immaginiamo che il sangue deve portare, la parte liquida deve portare i globuli rossi in zone periferiche dove ci sono dei capillari molto piccoli. Quindi se è denso non assolve al proprio compito. Ecco il compito ecco la necessità di tenere basso rendere il colesterolo, quindi di rendere più fluido il sangue. Insomma. L'altro argomento invece è un po' controverso, il bere. Se ne parla sempre, io consiglierei sempre di non bere con estrema moderazione, e adesso grazie a Dio anche le pubblicità mettono in evidenza, anche se con scritte abbastanza illegibili, diciamo, che bisogna sempre bere con moderazione, perché indubbiamente l'alcol, che è una brutta bestia, presenta dei grossi pericoli non solo per la salute, dico, ma anche per la vita, nel senso che sappiamo i rischi, specialmente della nostra gioventù, al sabato sera o dopo delle feste, il ritorno a casa in macchina è sempre un rischio enorme. Anche se adesso, diciamo, in un certo modo si cerca di porre attenzione a questo rischio, però non è sempre possibile. Comunque si consiglia certamente di bere con moderazione, e in particolare il vino rosso, non più di un bicchiere al giorno per le donne e due per gli uomini. Siamo sempre fortunati noi, non so perché. Il vino rosso è il fisico. Il vino rosso è un ottimo disinfettante e ridurrebbe il rischio di morte per malattie cardiovascolari, perché contiene il resveratrolo, che è un antiossidante. Quindi torniamo al discorso di prima. Sì. Però sì, è ancora molto dubbia la cosa, perché infatti dei ricercatori della Johns Hopkins University hanno pubblicato un servizio sul resveratrolo che non sarebbe collegato a un miglioramento della salute, o comunque non capace di ridurre il rischio di morte e di malattie cardiache o di cancro. Quindi diciamo che è un argomento ancora aperto. Scusami Alfredo, ma adesso ti devo interrompere, perché quando abbiamo letto, perché tanto ormai è pubblico quindi possiamo dirlo, quando abbiamo letto che grosse aziende, grosse multinazionali come la Monsanto sono sotto inchiesta perché hanno pagato degli studi a ricercatori facendo scrivere quello che faceva comodo, credo che a questo punto dobbiamo dubitare anche un po'. Il nostro vino costituisce un grosso problema per chi deve importarlo. Noi abbiamo grossi introiti che ci vengono dati dall'esportazione del vino, certo. E il vino, al di là della componente alcolica, che naturalmente, come dicevi tu giustamente,
da problemi soprattutto a livello gastrico, epatico, ma anche soprattutto pancreatico, perché è una sostanza della struttura che deve essere metabolizzata, serve a nulla. Invece il resto, quello che c'è, è molto ambito. E d'altra parte, come dicevi tu giustamente, nel momento in cui in alcuni paesi europei, non ti faccio il nome, ma abbiamo letto, hanno parlato molto male del vino, soprattutto quello italiano, e hanno parlato molto bene della birra, penso che stiamo parlando di chiacchiere, insomma. Esatto, esatto. Quindi voglio dire, come si suol dire, tira l'acqua il suo mulino. Questo tira dà molto il vino, la birra il suo mulino, come gli pare piace. Comunque, a parte il problema fisico della salute, è un grossissimo problema quello della socializzazione e dei rischi per la gente, per gli ubriachi, di andare in macchina o quant'altro. Quindi dovrebbe essere limitata non solo per i motivi della salute, ma anche per riuscire ad arrivare a casa, ecco, diciamocela in maniera molto chiara. E con l'alcol si combatte anche, diciamo, il freddo, si combattono tante belle cose, si cerca di combattere anche la tristezza, ma l'alcol... è un discorso talmente ampio quindi... che adesso non è il momento di intraprenderlo, ecco, sarebbe... molto interessante, vedo di riuscire a farlo, poter intervistare gli specialisti degli alcolisti anonimi, sarebbe un bello scoop, perché è un problema a 360 gradi molto molto importante, ma non per chi ha la nostra età, forse meno, ma per i giovani, certo. Sapere cosa si va incontro. Certo. Adesso invece parliamo di un argomento che fa molto bene e fa molto felici le mamme: mangiare più frutta e verdura. Come vedi, saltiamo di palo in frasca perché gli argomenti sono tanti. Certo. Non sono amante molto della verdura, io amo, se potessi camperei solamente di frutta, ma purtroppo col diabete e altri problemi mi è molto difficile poter accontentarmi. Ecco, logicamente la frutta e la verdura sono due punti fondamentali dell'alimentazione. Adesso non stiamo a parlare dei vegetariani, dei vegani e via discorrendo, però rimane vera l'affermazione che nell'alimentazione è una cosa di importanza vitale. E bisognerebbe mangiare sempre più frutta e verdura, cotte in tutte le maniere che noi vogliamo cuocerlo, logicamente. Eravamo abituati a parlare delle famose 5 porzioni, ma è stato condotto uno studio dall'Imperial College di Londra che si spinge ancora più in là di questa affermazione già consolidata, affermando che 10 porzioni di frutta e verdura al giorno, per circa un 800 grammi in totale, sarebbero capaci di prevenire ben 7, quasi 8 milioni di morti premature nel mondo. Basti ovviamente il valido consiglio dell'OMS, delle 5 porzioni, ma si potrebbe andare ancora più in là. Io faccio impazzire mia moglie, che lei è una grande mangiatrice di verdura, perché proprio faccio fatica. Tu ne mangi di verdura, Ugo? Beh sì, cerco di, soprattutto credo che sia più opportuno cercare di mangiare verdura, diciamo, cruda, perché diciamo, ha meno subito i processi della denaturazione con la cottura, anche loro hanno una genetica, quindi cercare di tenerla in vita e magari
verdure crude e verdure cotte, diciamo entrambe costituiscono un ottimo stimolo per essere puntuali con gli appuntamenti del bagno, insomma. Ah, quello hai ecco. perfettamente ragione. Insomma, al di là delle varie, diciamo, delle vitamine, delle varie sostanze naturalmente contenute soprattutto anche nella verdura e nella frutta, che sono comunque anche responsabili di importanti variazioni, anche per esempio il pH urinario, per esempio in rapporto anche all'alimentazione. Chi mangia molta frutta e molta verdura ha un pH diverso da chi mangia sostanze proteiche. Ma anche la gestione, e anche lì siamo nell'assorbimento degli zuccheri, che cambia rispetto a quello che introduci, al tipo di zucchero, ma anche cambia rispetto all'introduzione di sostanze proteiche, e lì c'è un bel discorso da fare. Però una buona alimentazione, come tu dicevi, fatta soprattutto ogni giorno di molta verdura, sicuramente aiuta il colon ad avere meno problemi, insomma. Ecco, lì proprio invece, proprio per il fatto che io mangio poca verdura, conosco questo problema. Invece mangiamo abbastanza pesce, almeno una volta alla settimana, sia fresco, sia surgelato, tipo pesce grasso come i salmoni, il tonno fresco, le sardine, che mi piacciono moltissimo, gli sgombri, che danno apporto dell'omega 3. Anche esatto. Questa una sostanza che negli ultimi anni è stata molto pubblicizzata, che possono avere questo un impatto sulla longevità. Quindi già parliamo di, cominciamo a parlare di longevità. E soprattutto le sarde e alici sono molto ricche di omega. Poi noi abbiamo la fortuna di avere il pesce azzurro. Sì. È un fatto estremamente positivo. Certo, il pesce non è sempre veloce da cucinare, però nell'ambito dei surgelati, o comunque, come dici tu, le scatolette di sardine o di tonno, certamente possono aiutare. Una bella insalata di tonno, fagioli e cipolle. Certo. Fantastica. Sperando che il pesce non abbia molto contenuto di plastica, perché ormai i nostri mari sono di mercurio e di plastica. Mercurio e plastica, certo, sì. E quello è un grosso problema, che veramente è spesso è un deterrente nell'avvicinarci al pesce. I mari sono come sono, sempre più inquinati, sempre più pieni di plastica e di sostanze, e bisogna stare attenti alle sostanze radioattive, chissà quanto ce ne buttano. Bisogna stare attenti, specialmente nell'ambito, nelle zone dei delta dei fiumi, che sono un po' il punto dolente. Certo. Calcola che Lessi, parlo di molti, molti, molti anni fa, che l'acqua del Po era capace di sviluppare una pellicola fotografica. Pensiamo che grado di inquinamento conteneva nelle sue gocce, diciamo così. Però, e non è che siamo migliorati comunque. No, assolutamente. Assolutamente. Poi ci sono logicamente le frutte, e adesso vedo che sta andando molto, io almeno sono un appassionato, i frutti di bosco. Sì. Vengono sempre legati alle funzioni cognitive legate all'invecchiamento e alla prevenzione tumori. Io sono appassionato dei mirtilli. Ottimi antiossidanti. Sono antiossidanti, polifenoli, sono ricchi. Dicono che fanno bene alla vista. Sì. Dicono, ecco. È un prodotto, bisognerebbe sapere però
nei vasetti di mirtilli, dato che è un po' difficile che ognuno se li possa andare a raccogliere, se c'è veramente grosse percentuali di mirtillo, anche lì, come sempre... No, ma lo scrivono però, adesso sono obbligati a scrivere. Scrivono, adesso c'è una definizione delle posizioni molto precisa. Sì. Però i frutti di bosco sono veramente buoni e fanno bene, questo indubbiamente. Altre cose che volevo dire, sempre riguardo alla... Vediamo se troviamo altri argomenti legati e facendo una somma di tutto questo, e qua purtroppo io sono fuori fase, mantenere il peso forma, che dovrebbe essere la somma di un'alimentazione corretta, riuscire a mantenere il peso forma, che non è semplice, specialmente questo non dovuto, adesso poi tu mi correggerai, ma non dovuto a quello che mangiamo, ma legato a come mangiamo. Certo. Perché si mangia in fretta, la pausa mensa, le mense, vabbè, adesso le mense stanno molto attente su quello che danno ai dipendenti. Però sempre quel mordi e fuggi certamente è un fatto estremamente negativo. Tu cosa mi dici di questo? Perché questo è un fatto importante nell'ambito del mangiare fuori casa. Intanto abbiamo perso l'abitudine di gustare quello che mangiamo, perché come dicevi tu, diciamo, lo facciamo in fretta, magari nei ritagli di tempo, ritenendo che alimentarsi sia, diciamo, del tempo perso. Molti lo fanno mentre camminano, altri lo fanno in macchina mentre guidano, altri ancora nei brevi intervalli di tempo che hanno per motivi di lavoro. Però abbiamo perso l'abitudine non solo di masticare molto lentamente quello che mangiamo, ma anche di gustare quello che mangiamo e quindi di cercare qualcosa che soddisfi il gusto piuttosto che la sazietà. In realtà quasi tutti siamo stati ormai abituati a gestire la sazietà, cioè a controllare il senso della fame. Mettiamo qualsiasi cosa nel nostro stomaco, perché tanto poi dobbiamo continuare, quindi tacitiamo le proteste dello stomaco, e questo ci fa del male, perché non soltanto ingeriamo sostanze che magari non sono tanto diciamo adeguate al tipo di alimentazione che ci dovrebbe consentire di andare avanti in maniera, diciamo, diversa, ma anche lo facciamo in maniera frettolosa, e quindi diamo alla digestione dei compiti molto impegnativi. Significa che non è possibile chiedere ad una persona che ha un intervallo di tempo di mezz'ora, un'ora fra un'interruzione di una pausa al lavoro, non possiamo dirgli preparati un'insalata, falla con l'olio di oliva, insomma, cerca di mettere sostanze, è impossibile chiedere questo. E quindi chi ha difficoltà a raggiungere alcuni obiettivi di peso, magari durante questo intervallo è costretto a mangiare cibi che non sono o non potrebbero essere idonei. Però la dieta mediterranea è quella che ci invidiano tutti, Alfredo. La nostra, ed è quella che viene praticamente gestita, diciamo, assaggiata, diciamo, curata, mantenendo salde le nostre tradizioni, non facendoci influenzare dai super panini o da altre cose che appaiono nelle nostre nelle nostre pubblicità. Poi, facendo un'analisi dell'alimentazione degli americani, che vivono una realtà di obesità enorme tra i bambini, anche se anche in Italia l'obesità è aumentata molto. Beh, perché questo diciamo è in rapporto anche alla velocità con cui si vuole soddisfare la protesta. Un bambino che ha fame, gli viene facile dare il
la bustina. Le cose orribili che sono le merendine. Sì. Quando noi abbiamo, e mi viene i nervi, quando nelle merendine si vedono le focaccine con la cioccolata. Noi abbiamo mangiato lo stesso pane e cioccolata nella nostra infanzia, senza dover andare a comprare lo snack al bar o al supermercato. Certo. Un'alimentazione sbagliata è un'alimentazione di genitori che purtroppo vivono una realtà di corsa e quindi non hanno la possibilità di va bene, la nostra fortuna è di aver avuto anche le nonne all'antica, che solamente parlare di queste cose inorridivano quando facevano in casa le torte, le ciambelle. Ma in questi casi, scusami se ti interrompo Alfredo, no. Noi abbiamo, diciamo, subiamo un po' l'influenza della esterofilità, insomma, vogliamo essere tutti i costi esterofili. Noi abbiamo un alimento, diciamo, di cui hai parlato tu prima, abbiamo parlato insieme, che è il vino rosso, bianco, che sia, che ci viene invidiato in tutto il mondo, ma abbiamo altri prodotti, per esempio abbiamo l'olio, il nostro olio di oliva, che stanno cercando di distruggere, e il nostro olio di oliva è un olio ricercato in tutto il mondo, è il migliore, c'ha delle proprietà e delle caratteristiche che sono addirittura terapeutiche, quindi approntare un pranzo veloce con del pane, credo di poterlo dire, ma pane di Altamura o pane delle nostre parti, con presenza di pomodori e olio di oliva, credo che sia una bella presa, con bagnata nell'acqua. Insomma, credo che sia una bella merenda, insomma, tuttora andrebbe, secondo me, richiesta. Io tempo fa, alcuni giorni fa, ho mangiato addirittura, e mi è stato presentato come una perla rara, del pane nero. Lo mangio sempre il pane nero, là lo fanno. È favoloso, veramente. Quindi, come ultima voce, invece, che riguarda l'alimentazione, qua un problema molto che comincia ad essere sentito: fare un digiuno intermittente. Come tante filosofie, religioni consigliano, almeno un giorno alla settimana. No, ma anche il digiuno. È stato dimostrato, diciamo, da alcuni anche medici che hanno, diciamo, osservano tuttora questo digiuno, perché il digiuno, diciamo, protratto per alcune, anche per un giorno alla settimana, favorisce, diciamo così, la eliminazione delle cellule più malandate, no? Quelle più che stanno per cadere, pensiamo a quelle cutanee. E quindi un digiuno più prolungato dà meno energie, meno sostanze, meno nutrimento a queste cellule, quindi favorisce quindi la spinta, l'uscita, la morte di queste cellule, e per alcuni organi che hanno la possibilità di riprodursi, la presenza di nuove cellule, quindi cellule più nuove, cellule più... Infatti è stato condotto proprio dall'ospedale San Raffaele di Milano uno studio nel centro dei disturbi alimentari, e che è venuto fuori che alleggerire il nostro stile a tavola, relativi meccanismi genetici utilizzati addirittura dai nostri antenati per sopravvivere alle carestie, è diventato un sistema molto efficace nei confronti della conservazione delle energie. Quindi anche da, invece di calare le energie, procura energie. La capacità di almeno un giorno alla settimana, cioè diciamo un solo giorno alla settimana, rimanere completamente digiuno per 24 ore, perché il cervello ne formi nuovi neuroni e il nostro organismo si mette alla difensiva adottando una serie di precauzioni virtuose. Il cervello forse un po' meno, perché il cervello, diciamo, è fra quegli organi dove, diciamo, ci sono dei dubbi sulla possibilità di riprodurre cellule. Veniva definito, tranne alcune nuove ricerche, una delle quelle
di quelle strutture nobili, cioè quando vengono distrutte non si riproducono, come potrebbe essere quella delle cellule epatiche, no? Che si riproducono. In realtà, perché si risparmia energia? Perché il metabolismo che viene impegnato per la digestione, e non è poca cosa, diciamo, viene in questo caso ridimensionato, perché si dà all'organismo dell'acqua, si beve soltanto acqua, che per essere assorbita non richiede spreco di energia, e quindi anche questo favorisce un recupero di energia, ma ripeto, anche una nuova presenza di cellule che hanno sostituito quelle che sono morte, perché non hanno avuto necessario nutrimento per uno o anche più di un giorno. Alcuni protraggono questo digiuno per più tempo e hanno dei benefici, non solo dal punto di vista, diciamo, energetico, ma anche funzionale, perché poi la struttura, il corpo, l'essere umano si avvale di questo dimagrimento, che dà meno lavoro anche al cuore, no? Sì, esatto. Finito il discorso dell'alimentazione, parliamo di movimento. La prima cosa è quella di correre. Qua non sono molto d'accordo, ma per me. Infatti l'attività aerobica, come la corsa, comunque si vede tantissimi giovani e meno giovani al giorno d'oggi a correre nei parchi o anche per strada, anche se credo che correre nelle grandi città in strada, lungo la strada, non sia proprio la soluzione più indicata dovuto all'inquinamento. Esatto, sì, però, sì. Perché comunque anche i parchi, diciamo, sono diventati comunque ricettacolo di inquinamento notevole. Durante la mattina possono farlo, perché durante la mattina c'è la sintesi, attraverso la sintesi clorofilliana, possono, diciamo, si può avere un po' di, anche se, come dicevamo in altre trasmissioni, ormai abbiamo grosse aree, diciamo, soprattutto periferiche, ricche di ozono, quindi quello ci dà grossi problemi. Ma la ginnastica aerobica, come tu dicevi prima, è quella sicuramente che viene fatta, naturalmente con maggiore interesse viene seguita. E perché viene chiamata aerobica? Perché viene fatta attraverso l'esclusivo consumo di ossigeno, e cioè sono movimenti che non sono rapidi. I movimenti rapidi, quelli veloci, vengono fatti utilizzando il consumo di grasso, e sono quelli che fanno più rapidamente perdere peso, però consumano energia in quel modo. Certo, comunque dagli studi, che poi sono studi, penso che abbiano già una certa età, e un'ora di corsa al giorno potrebbe portare ad aggiungere addirittura 3 anni di vita e ridurre notevolmente, addirittura del 40%, la morte prematura. A questo proposito, Alfredo, scusami se ti interrompo, se tu ci rifletti insieme a chi ci sta ascoltando, questo fisiologico comportamento del modo di vivere, può rispettarlo chi diciamo, ancora un'età giovane, comunque un fisico in grado di essere, diciamo, impegnato per correre un'ora al giorno, un fisico giovane che già tanto si muove per conto proprio, però aggiunge, diciamo, quest'ora di corsa alla già, diciamo, efficienza del suo sistema circolatorio. In realtà una persona più avanti negli anni, se non addirittura, diciamo, molto avanti negli anni, un'ora di corsa se la sogna. No, ma indubbiamente. Ma c'è anche come secondo step la camminata. Ecco. Che è più indicata. Ma a volte, guarda, ti dico che mi fa sorridere, anche se mi preoccupa notevolmente, vedo delle persone di una certa età correre come dei matti, congestionate, che sembra che siano sull'orlo di un collasso. Certo, la gente dovrebbe un pochino ragionare prima di fare certe scelte di vita, perché possono essere anche pericolose. Ma sì, ma anche l'attività muscolare, se non hai irrorato bene i propri muscoli e li sottoponi a sforzi violenti, i tendini si possono rompere, non sono ancora elastici. Quando i ragazzi, o non solo i ragazzi, fanno
diciamo, degli esercizi rapidi, ma ognuno di noi quando li fa in maniera rapida, dopo non, senza aver rispettato il cosiddetto riscaldamento, insomma. Che significa riscaldamento? Riscaldamento significa portare sangue anche nelle zone più periferiche del muscolo, cioè laddove si attacca, si inserisce alle ossa, e quello significa renderlo più elastico, per cui un evento traumatico, una trazione, trova in questo caso un muscolo con le fibre, si chiamano le fibre peptidiche, quindi degli aminoacidi, che sono state quindi irrorate, quindi hanno maggiore elasticità e quindi sono più diciamo, forti nei confronti di eventi. Diciamo, sì, questo è vero. Comunque, se invece di correre si fa una bella camminata di mezz'ora circa al giorno, casomai però non a passo di lumaca, un passo un po' veloce, è un toccasana anche questo, specialmente certo. Per chi soffre di bronchite cronica, scompensi cardiaci o comunque ha delle problematiche fisiche, camminare con un passo un po' veloce è certamente una cosa estremamente indicata. Fa bene anche al sistema osseo, al sistema camminare significa tenere le ossa in buono stato, perché rinforzi il tessuto osseo. Se lo tieni fermo, le trabecole non hanno motivo di esistere, crollano, e all'interno delle ossa ci sono delle trabecole. Quando l'osso viene sottoposto a degli sforzi o a delle degli impegni, diciamo, della deambulazione, ha bisogno di tenere quindi una trabecola forte. Una trabecola forte significa un osso forte. Questo certo. È importante. E qui, diciamo, chiudiamo l'argomento del movimento, che comunque è una cosa importantissima nell'ambito, specialmente adesso che stiamo ridotti a dei bradipi, proprio con un movimento estremamente lento che va dalla poltrona alla sedia, dalla sedia alla poltrona, perché è tra il stiamo tutti i giorni a lavorare in ufficio seduti, arriviamo a casa, ci mettiamo davanti al computer, dal computer andiamo alla tavola da pranzo e dalla sedia della tavola da pranzo passiamo alla poltrona a vedere la televisione. Questo, diciamo, si racchiude la nostra ginnastica giornaliera, è comunque molto triste, perché come abbiamo detto fino adesso ci sono i rischi fisici di obesità, problemi cardiaci e via discorrendo. Però adesso abbiamo, perché ormai quando manca grande Ugo? Avete ancora un po' di tempo, tranquillamente. E tu come vai? Dopo aver sentito tutte queste cose che abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori, come ti vedi? Sia nel mangiare che sia nel movimento. Oddio, nel movimento ultimamente mi muovo poco, questo purtroppo lo ammetto. E nel mangiare, io al contrario non sono un gran fan, per così dire, della frutta. Ne mangio relativamente poca. Come verdure le mangio praticamente tutte. Diciamo che, ecco, sono più schizzinoso sulla frutta, questo sì. Non vado pazzo. Verdura? Verdure solo i carciofi non adoro. E per il resto la verdura la mangio tutta. Ah, bravo. Vabbè, dai. Insomma, è necessario, diciamo, variare, perché un'alimentazione troppo costante, troppo identica un giorno dietro l'altro, diciamo che non dà beneficio, perché anche gli enzimi, ogni organismo, ogni apparato, l'apparato digerente ha degli enzimi che vengono utilizzati per digerire alcune sostanze. Se noi abituiamo lo stomaco e tutto il resto a lavorare sempre per le stesse sostanze, al di là delle allergie, delle intolleranze, insomma, se diamo una sostanza un po' diversa, stenta a riconoscerla e magari ci dovrà mettere del tempo per poterla digerire. Quindi, come diceva Ugo, il mio omonimo, aveva
è giusto quindi variare, dare un po' di cibi diversi ogni tanto, bisogna farli riconoscere, non Cambiare, solo certo. Anche perché poi diviene, io penso che venga un maggior stimolo, perché mangiare sempre le stesse cose diventa un po' monotono e antiproduttivo. sì, ma noi abbiamo, come dicevamo prima, abbiamo trasformato la nostra cucina di qualità in cucina di quantità, quindi dobbiamo, diciamo, per motivi diversi, per motivi di lavoro, perché abbiamo poco tempo, perché dedichiamo poco tempo, ritenendolo magari poco importante, facciamo zittire il nostro stomaco dandogli qualsiasi cosa. In realtà no, è un errore. Non solo perché aumentiamo di peso, perché magari non controlliamo le quantità di quello che buttiamo giù, ma credo che bisognerebbe cercare, se riusciamo a non inquinare ancora di più tutto quello che sta attorno a noi, dobbiamo cercare di riconquistare i gusti, i sapori, Anche i gusti importanti. che se no, insomma, non abbiamo, dobbiamo quindi tutelare appunto l'ambiente che ci circonda, Ma perché lo anche stiamo. come si presentano, una volta si diceva che la prima fase del nostro alimentazione sono gli occhi, cioè Certo. la presentazione del prodotto. Adesso con la nouvelle cuisine o con i nuovi indirizzi gastronomici si guarda anche a come è formato il piatto, ai colori, alla forma e via discorrendo, perché indubbiamente la prima cosa che notiamo, prima ancora del gusto, è l'odore, e quello che vediamo è molto importante. Insomma, una volta si mangiavano cibi cotti in recipienti, diciamo, quelli in terracotta, no? Si usava a portarli nei forni, diciamo, cittadini, periferici. Si chiedeva di farli cuocere a forni a legna, come adesso cerchiamo anche la pizza. Quindi avevano tutto un sapore diverso. Adesso, diciamo, come questi sapori li stiamo. O li abbiamo quasi Stanno persi. sparendo, Quindi. è una cosa. Vediamo invece, per finire, anche se l'argomento è molto lungo, vedremo di riaccorciarlo al più possibile. E importante per la nostra vita è anche il rapporto con gli altri. Non solo con il rapporto nostro, col nostro corpo, Certo. cercando di mangiare le cose giuste, cercando di evitare ciò che ci fa male e di muoverci, cioè tutto ciò che riguarda il nostro rapporto, ma avere anche un buon rapporto con il mondo che ci circonda, che indubbiamente è importantissimo. Perché no, se no saremmo veramente disperati. La prima cosa che questi articoli presentano, sii generoso e sostieni gli altri. Nel senso che il contatto, di avere contatto con le altre persone è sempre stimolante. Vediamo in queste trasmissioni, contattiamo tante persone, abbiamo come io e te, Ugo, Certo. tanti punti di contatto, di idee e via. E poi e può anche aiutare molto in termini di salute. È uno studio di. Dimmi, Ugo. No, volevo dire, se io mi siedo a tavola con te, sicuramente diciamo, è più piacevole diciamo, mangiare, è una Ma serata. certo, una volta si faceva così. Se A parte invece. che una volta non c'era quella maledetta cosa che si chiama televisione, Infatti. che Dio la fulmini proprio, via cavo proprio. Adesso i figli sono sempre lì col telefonino, i genitori guardano il telegiornale, il dialogo che una volta era fondamentale nell'ora di pranzo è sparito completamente. Praticamente ormai, ed è triste molto dirlo, in una famiglia nessuno sa più quello che fa e quello che pensa l'altro. Anche se una volta il dialogo, lo è tuttora, in alcune Certo. circostanze,
portando qualche ospite, magari per qualche contratto, qualche rapporto di lavoro, eccetera, a tavola, con l'abbinamento del vino e dell'alcol, magari si riesce a convincere meglio qualcuno ad accettare qualcosa o a firmare un È contratto. vero, E il il vino vino aiuta, vesta, cioè. aiuta molto il vino. È il vecchio trucco dei commercianti. È Infatti sì. vero, è vero. Ma non solo per il discorso del dialogo, ma anche aiutare gli altri. E se Certo. un'azione generosa può essere sempre una buona cosa da fare, cioè ci si sente più leggeri, ci si sente più felici e più inseriti nel mondo. Oltre a questo, possiamo anche dire che parliamo del cervello. E qua, specialmente per persone della mia età, cioè gli anziani, che vanno incontro purtroppo, come tu sai, a delle terribili malattie come l'Alzheimer, eccetera, la capacità in qualunque periodo della propria vita di sentenere, non mettere, come si dice, hai messo il cervello all'ammasso, per cercare di allontanare sempre più i rischi della demenza e dell'Alzheimer, tenerlo allenato. E qua l'articolo consiglia cose estremamente. Innanzitutto leggere è fondamentale per poter mantenersi, non solo per la cultura, lasciamola stare, ma anche per il divertimento stesso della lettura, ma anche divertirsi con i puzzle, le parole crociate, e comunque attività, tipo anche di bricolage, che cerchino di forzare la concentrazione, che è certamente importante, specialmente nell'ambito di queste malattie galoppanti come l'Alzheimer. C'è stato uno studio che ha misurato il volume di materia grigia in un gruppo di anziani, sentenziando che studiare aiuta a mantenere il cervello giovane. Studiare vuol dire poi leggere, tenersi aggiornati, anche solo leggere il giornale, ecco, tenersi aggiornati della realtà. È molto importante perché, a parte che stiamo andando verso un mondo in cui l'ignoranza governa, e come dico io, più siamo ignoranti, più ci governano. Certo. E poi questo è un discorso che te abbiamo già fatto tantissime volte. Sì. O come dice il nostro caro Rosario, teniamo accesa quell'unico rione che ci gira nel cervello, perché se Certo. si spegne quello, lasciamo perdere, dai. Mantenere le tue amicizie anche, specialmente le persone anziane, quando cominciano ad andare in pensione, eccetera, sono portate, credo, lo sono poi così anch'io un po', a limitare i rapporti sociali, le amicizie, il parlare con gli amici, il confidarsi, o solamente stare insieme. Sì, così. Questo è molto, molto, ma questo fa bene ad ogni età, non Certo. solo all'età avanzata. Certamente all'età avanzata è ancora più importante, perché poi si rischia la depressione, che è un grossissimo male. Il declino cognitivo, ma anche disturbi fisici come pressione alta, sovrappeso, infiammazioni, eccetera. Per fortuna adesso hanno inventato il buraco, questo gioco di carte che sta spopolando dappertutto, e tanti di. E ecco, mettendo il discorso delle amicizie, credo che sia molto importante anche questi centri sociali,
spingono specialmente le persone anziane a incontrarsi o per un bicchiere di vino, per un caffè, ma anche per le partite di briscola o di adesso va al burraco, quindi non c'è spazio per altro. Vedo qua il circolo dove a volte capito, circolo sociale, il pomeriggio è sempre pieno di persone di tutte le età, ma specialmente pensionati, logico perché un giovane o un meno giovane deve lavorare. È sempre pieno di gente che fa delle chiacchiere, parlano di politica, di cinema, di musica meno, ecco. Penso che questo sia un bellissimo modo per passare la propria anzianità, per passare il tempo e non rimanere sempre legati in casa, in pantofole, perché indubbiamente è una cosa che fa molto molto male. Certo. Se devi intervenire, in te intervieni. Io no, volevo dire, volevo sostenere questa tua, quello che dicevi, perché è così vero. Una persona avanti negli anni, diciamo che il peggio che gli possa capitare è quello di stare da solo. Più si va avanti, più si ha bisogno di compagnia. L'uomo, l'essere umano, è un animale sociale. Noi Certo, sì. dobbiamo avere accanto, e purtroppo per le tante situazioni che si creano e che tu, come dicevi tu giustamente, creano, tendiamo a, diciamo, a non socializzare, abbiamo paura di fare amicizia con qualcun altro perché magari temiamo che ci possa fare del male, perché è venuto meno anche un rapporto, diciamo, sincero, un rapporto ricco di, diciamo, di verità. Prima c'era, adesso è sempre di meno. Quindi tutto questo porta ad un isolamento, porta alla depressione, porta ad una chiusura, porta a tante cose. Io ho avuto a che fare con tante persone avanti negli anni e la cosa che credo non, che chiedano, chiedevano e gli manca molto alla persona molto anziana e soprattutto la compagnia, è importante. Questo è indubbiamente è un fatto estremamente problematico. Per fortuna, io vedo anche, ho fatto volontariato. Un'altra cosa che fa molto bene è fare volontariato. Certo. Io l'ho fatto per un paio d'anni andando qua vicino in un centro diurno per anziani. Dove i parenti portano questi anziani, ma solo nell'arco della giornata e basta. Guarda, io ho avuto molto più giovamento io di Sì. quello che ho dato agli altri. Io Sì, è così. Certo. vedo che mia figlia, che ha 30 anni, compie 30 anni tra qualche giorno, lei è da alcuni anni che fa il clown negli ospedali non potrebbe più farne a meno, cioè l'essere a contatto con bambini e anziani ammalati è una grossa. Innanzitutto si ha una giusta considerazione della vita che noi non abbiamo se siamo Certo. chiusi in noi stessi. Cioè la vita la conosciamo per sentito dire, ma quando noi viviamo, io ho avuto l'esperienza, purtroppo, comunque non la ritengo negativa, di star chiuso 5 mesi in un ospedale, ho modificato enormemente il mio carattere e il mio modo di approcciarmi agli altri. È stata una scuola di vita notevole per me, veramente. Certo. Infine, per chiudere, perché qua il nostro regista ci sbatte fuori fra poco, pensare positivo. Quindi Jovanotti non diceva sciocchezze con le sue canzoni. Il pensare, essere positivi, non essere sempre negativi, pessimisti, vedere sempre il lato brutto delle cose porta male, diciamocelo chiaramente.
Invece essere positivi, vedere anche nelle avversità il lato positivo è un grosso aiuto sulle probabilità di aumento della vita, perché porta giovamento, come l'alimentazione, come prendere e assimilare certe sostanze. Il positivismo è certamente un modo di affrontare la vita a testa alta, cioè cercando di veramente di vedere. Io forse perché sono sempre stato così, Ugo, vedo sempre Il lato positivo, il il lato, lato, come ti ho il detto, lato. 5 mesi di Sì. ospedale, di cui 2 mesi li ho passati in coma, il resto in Addirittura. riabilitazione. Ho sempre visto il lato positivo della cosa e tutti lì in ospedale si meravigliavano di questo fatto, di questa positività anche nel dolore, e veramente mi è stato di grande aiuto. Per finire, altre due o tre cose di cui non commentiamo, però. Canta, ridi, sorridi e sii sempre. Affrontare la giornata alla mattina dicendo questo è un nuovo giorno da trascorrere, cerchiamo di trascorrerlo in allegria. Certamente i problemi della vita non passano, però tra sostenere i problemi della vita con il muso o piangendo in continuazione. Innanzitutto non frega niente a nessuno, quindi qua è tutta perdita di tempo. Se invece noi lo prendiamo, lo affrontiamo con il sorriso sulle labbra e un positivismo, non solo facciamo bene a noi stessi, ma facciamo bene anche a chi ci sta vicino. Chiudo le trasmissioni con una benedizione urbi e torbi. Spero che questa carrellata che abbiamo fatto io e Ugo, purtroppo corsa, possa essere positiva e di qualche aiuto. E io lo spero proprio. Adesso non ci sentiremo per un po' di tempo, perché tutto il mese di novembre ho dato in subappalto, diciamo così, a una carissima amica Silvia Parma, farà quattro trasmissioni inerenti ai nuovi modi di fare poesia, tra la poesia e il rap. Penso che siano cose estremamente interessanti, quindi le seguirò anch'io con molto piacere, anche perché questa cara amica è innanzitutto ha una capacità di stare davanti al microfono che io proprio non possiedo. È un'ottima cantante, un'ottima presentatrice, è una showman in tutti i 360 gradi. Quindi sarà estremamente piacevole ascoltarla per questo mese di novembre. Poi ritornerò in dicembre per farci gli auguri di un Natale un po' più sereno. Direi che abbiamo finito, Ugo. Benissimo, sì, a Natale ci facciamo gli auguri, faremo gli auguri No, anche ai ma ci nostri. vedremo poi all'inizio di dicembre, Benissimo, benissimo. quando riprenderemo le trasmissioni. Caro Va Ughetto, bene. a te C'è. per la chiusura. Caro Alfredo e caro Ugo, grazie a voi. E hai fatto benissimo a ricordare questo nuovo appuntamento che inizierà a novembre, che Il prende un 7 minuto. novembre, Esattamente. fra 2 martedì inizierà. Infatti, con te ovviamente ci rivedremo a questo punto, correggimi se sbaglio, ci rivediamo direttamente a dicembre A con dicembre, il inizio di perfetto. dicembre, ci vedremo e penso che verrà sia a tempo mia figlia a parlare del suo viaggio di volontariato in Tanzania, vedremo un po' che cosa ci racconterà.
poi tornerà al dottore l'odontoiatra e poi chissà, vedremo. Vedremo. Ma vorrei vedere di riuscire a fare, Ugo, quello che ho detto, di riuscire a trovare qualcuno del centro Alcolisti Anonimi, perché penso che venga interessante, una trasmissione molto interessante. Certo, certo, interessante, sicuramente sì. Noi intanto ricordo al nostro regista che domani sera abbiamo una trasmissione alle 18.30 dove parleremo della nuova legge elettorale, mentre alle 22 avremo l'incontro con la trasmissione antimafia, 22 con Aaron Pettinari. Quindi bene, i nostri ascoltatori possono seguirci domani. Anche. Ok, buonanotte, speriamo di aver detto cose interessanti. Alla prossima trasmissione. A te. Arrivederci, buonanotte a tutti. Mi accodo anche io i saluti e un buonanotte a tutto il condominio di Radio Salza. Esatto. Where'd you be if you had given to protection?